Allora, nella giornata di ieri, quindi dando assoluta continuità amministrativa, ho confermato gli assessori che facevano parte della giunta sino a prima dell'inizio della campagna elettorale, quindi l'intera squadra, compresi gli assessori Clemente e Borrillo che si erano dimessi. Ho fatto questo atto immediatamente, senza avere nemmeno un giorno di interruzione, perché dobbiamo garantire piena continuità amministrativa alla città. I problemi, le opportunità, gli impegni, le occasioni, le sofferenze, le difficoltà sono tantissime. Quindi non ci potevamo permettere nemmeno una settimana, come dire, di tempo in cui non si lavorava a pieno regime. Resta fermo quello che ho detto l'altra volta: la priorità è l'insediamento del Consiglio Comunale, l'approvazione del bilancio e la continuazione delle consultazioni che ho messo in campo per valutare se questa poi sarà la giunta, come dire, che proseguirà, oppure se ci sarà qualche cambiamento che metteremo in campo nei prossimi giorni. Per ora questa è la giunta che, per quanto mi riguarda, ha la massima e totale fiducia, perché ha lavorato bene, ma è giusto che quando ci sia un'elezione ci sia tutto il tempo necessario, ovviamente sempre in limiti ristretti di tempo, per ascoltare tutte quelle persone che sono stati determinanti per questa campagna elettorale. E poi anche per dare un segnale molto forte, che l'ho detto ieri, lo voglio ribadire oggi: siccome a Napoli ci sono tante cose che vanno bene, ma anche tante cose che non vanno bene, anche tante cose che continuano a farmi arrabbiare, cioè cose che non funzionano come dovrebbero, io non mi sono fermato un minuto. Squadra che vince non si cambia, però squadra che non migliora si cambia. Quindi da oggi si comincia una fase nuova, questo vale per il sindaco che si è messo in discussione ed è stato confermato dagli elettori, e quindi io sono in piena carica, e anche come carica umana e politica sono molto carico, non ho recuperato completamente tutta la stanchezza della campagna elettorale, adesso tutti devono essere carichi, da coloro che hanno responsabilità nella giunta, nella macchina comunale, nelle società partecipate, perché il discorso che ho fatto vale esattamente per tutti. Cosa la fa arrabbiare così tanto? No, che Napoli deve essere ancora più bella. Napoli deve essere più bella. Abbiamo vinto le elezioni, tutti a lavorare, insomma, si deve lavorare bene tutti, insomma, non ci deve più essere un minuto di pausa. Quindi ho voluto confermare la giunta perché tutti quanti devono continuare a lavorare a tempo pieno, come hanno fatto fino alla fine della campagna elettorale, però sapete perfettamente che c'era stato anche qualche assessore che si era impegnato in campagna elettorale, quindi chiaramente adesso si riprende a pieno ritmo. Questo processo di ascolto quando si concluderà? In autunno? No, che autunno? No. Secondo tempo quando è settembre? Il tempo di ascolto ha un tempo massimo non superabile, che è il 21 settembre, che sarebbe la fine dell'estate. Però è mia intenzione fare anche prima, cioè io vorrei cercare di concludere il tutto: approvazione del bilancio, insediamento del Consiglio Comunale, nomina del Presidente del Consiglio Comunale, ufficio di presidenza, gruppi, presidenti di commissione, giunta, prima della pausa ferragostana. Questo è il mio obiettivo. Mi sono dato per tranquillità il 21 settembre, qualora non ci dovessimo riuscire, tutto. Le deleghe sono confermate, ma cambieranno. Cioè sono confermate per adesso per dare continuità amministrativa, ma ci saranno sicuramente dei cambi nelle deleghe. Questi, indipendentemente dagli assessori, ci saranno dei cambi. Gli assessori saranno 11 al momento. Sì. Quindi è stata 11. Questa è l'interpretazione che mi hanno dato il gabinetto e l'avvocatura. Penso che sia giusta, poi se ci sono. Quindi un'unica cosa che c'è, la fase di consultazione è già iniziata. Sì, dico, una terza fase o collima con quella degli stati generali? No, già iniziata, l'acceleriamo. Io pensavo di farla un po' più di calma, sai, io poi sono un poco strano, volevo pigliare 2 giorni di vacanza, non me l'hanno fatto via, a questo punto sto facendo tutto, accelero tutto. Senti Luigi, la maggioranza, la nuova maggioranza, sì, sembra, almeno a parlare con un po' di gente, sia abbastanza in fibrillazione, insomma chiedono posti in giunta, chiedono poltrone, che è un po' il contrario dell'impostazione. No, che Roano, guardate, io capisco che voi me lo avete incominciato a scrivere tutto quello che non c'è nessuna fibrillazione, persone, l'unica fibrillazione che bisogna avere è quella di lavorare.